Allora, vediamo un po'. Allora, leggiamo subito la descrizione della collezione. Quindi, collezione Pardea di Sprigatito. Inizia un nuovo viaggio con Sprigatito e i suoi amici. Allora, vediamo un po'. Perché con il microfono riesco tanto a leggere bene, vediamo un po' così. Ok, molto meglio. Preparati per un'avventura tutta nuova nella regione di Paldea con il gioco di carte collezionabili Pokémon. Aggiungi alla tua collezione, alla tua raccolta, le carte promozionali olografiche dei primi compagni d'avventura. Le carte promozionali olografiche dei primi compagni d'avventura. Sprigatito, Fuecoco e Quasly. E porta sempre con te la spilla luccicante di Sprigatito, il Pokémon Erbagatto. Continua poi la tua esplorazione con le buste d'espansione e una carta gigante di uno dei Pokémon leggendari, Coraidon e Miraidon, nel nostro caso Miraidon, in veste di potente Pokémon. Allora, la collezione di Paldea comprende tre carte promozionali di Sprigatito, Fuecoco e Quasly, sempre orografiche. Una carta gigante di Miraidon e Itz, poi una spilla dello starter, quattro buste dell'espansione Tempesta Argentata e una carta promozionale codice che come sempre regalo a uno di voi. Quindi andiamo ad aprirla. Se riesco. Allora. Ok, poi che dire anche della scatola, veramente stupenda. Una cosa veramente meravigliosa. Ok, vediamo un po'. Allora, questo sarà tipo un nuovo modo in cui cercherò di registrare le carte Pokémon, quindi con la videocamera chi mi vede. E con l'introduzione iniziale, ma cominciamo subito con la carta di Fuecoco, veramente molto bella. Come potete vedere, un attimo che metto fuoco, se riesco. Vabbè, ve lo farò poi vedere se riesco più avanti. Poi abbiamo la carta di Quasly, ok, adesso posso farvelo vedere qua sotto. SV, scarlatto e violetto, e la numero 52 su 198. Queste saranno poi le carte che andranno nella collezione di scarlatto e violetto, che deve uscire, mi sembra, da farà qualche mese. E poi questa è la carta promozionale che è sempre della serie scarlatto e violetto, ma non c'entra niente nella raccolta. Per finire il set, sono carte promozionali che potete trovare solo nelle tre collezioni dei tre starter. Poi abbiamo la carta promozionale e codice, come sempre, regalo a uno di voi. E vediamo un po'. Allora, queste le possiamo anche mettere qui e vediamo il contenuto. Qui abbiamo la nostra carta gigante di Miraidon Etz, veramente molto bella. E qua abbiamo i nostri due pacchetti di Tempesta Argentata, il nostro pacchetto di Colpo Fusione, quindi mi sono sbagliato, non erano tutti e quattro di Tempesta Argentata, e uno di Astri Lucenti. Quindi vediamo un po' cosa ci riserva il futuro. Vediamo un po'. Allora, cominciamo con diciamo Astri Lucenti, poi andiamo con Colpo Fusione e per ultimo con Tempesta Argentata. Qua mettiamo i nostri tre starter. Vediamo se ci portano fortuna. Allora, vediamo un po'. Allora, codicino. Poi,
Facciamo il trick, 1, 2, 3, 4, 1, 2. E vediamo un po'. Dedenne. Poi abbiamo Farfetch, Duskull, Grimer, Shins, Energia, Buio, Primpruph, Premura di Komor, Beartic, Frazzur e finiamo con Grisnars. Ok, andiamo con colpo fusione. Come sempre, codicino. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Allora, forse abbiamo qualcosa, ma non ne sono sicuro. Quindi, Drepi, Makuhita, Rockidi, Darumaka di Galar, Zizzipede, Energia, Buio. Poi abbiamo Centishock, Pigliamosche, Energia, Colpo Fusione, Zera Ora, Reverse e abbiamo un Palossand. Niente. Ok, andiamo con Tempesta Argentata, vediamo se ci porterà fortuna. Qui abbiamo i nostri due pacchetti con Regidrago e Lugia. Vediamo un po'. Ok, aperto. Allora, codicino bianco. Vediamo un po'. 1, 2, 3, 4, 1, 2. E sento grattare, quindi abbiamo già trovato qualcosa. Allora, Pikachu, Ponyta, Venonat, Defpider, Spinda, Energia Elettro, Serena, Sigilip, Allenatore della palestra e abbiamo un bellissimo Sarena lucente e andiamo con Incineroar. Veramente molto carina. Per andare avanti con la collezione delle carte lucenti. E allora nei prossimi mesi, credo, spacchetteremo, almeno spero, l'ultima collezione di Pokémon Go e spero sinceramente di riuscire a trovare almeno l'ultima carta lucente che mi manca, che è Venusaur. Sì, perché Charizard e Blastoise li abbiamo già trovati. Allora, vediamo se Regidrago ci porterà fortuna. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Non ho sentito niente, quindi sicuramente non ci sarà niente. Avlucha, Toge Demaru, Petivil, Pikachu, Growlithe, Energia Lotta, Braizen, Morpeko, Cattura Roma, Archeops Reverse e finiamo con un Talonflame. Ok, devo dire che sono già contento di aver trovato la lucente. Quindi io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto e quindi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!